Buongiorno, buongia, ciao a tutti. Hola. E allora il weekend è passato e andiamo a tirare un po' i conti di quello che è successo. Prima di parlare di quello che ho proposto io, che ho mostrato io, piccola annotazione su Factor X, che a quanto pare, da quello che mi inviate, sta facendo faville. Bene, bene, bene. Ben per voi che l'avete acquistato, ben per voi che lo usate. Bravi, bene, bene. Trovatore, vabbè, come al solito ogni weekend ci regala sempre delle belle sorprese, almeno da quello che mi dite, ma anche da quello che ho constatato. Nonostante il cruciverba che ho proposto, mi pare sabato, domenica, non mi ricordo. Insomma, non ha vinto, ne ha presi solo 3 su 9. È stato l'Empoli, tutto sommato, che ha condizionato un poco, perché bastava che l'Empoli vincesse invece di pareggiare 1-1. E insomma, il risultato del cruciverba sarebbe stato diverso. Intanto sono le 9:04 qui da me. Tra poco arriva la mia fascinera, la collaboratrice domestica. Penso una decina di minuti, forse, mentre starò registrando questo video, arriverà Gardenia. E quindi, insomma, vabbè, sappiamo, come dico sempre, che il betting non è fatto di sé, ma di certezze. E vabbè, il Lempoli ha pareggiato, il Cruciverba è saltato, però insomma ne ha presi 3, anche a quota 3,40, 3, comunque 3. I file nuovi si sono comportati bene, almeno quei due sull'over-under gol e gol, che erano i due file che più mi interessavano, date le richieste, e date, cioè, nonostante che io dica guardate, stanno in fase test, non me li chiedete, non, cioè per favore, quando dico che i file stanno in fase, non è facile fare un sacco di discussioni, ma perché non me lo puoi dare, a me va bene così, cioè, voi voglio bene. Quando i file sono in fase test, non è detto né che li inseriscano nel catalogo e né che li renda disponibili. Per cui, fino a quando per me i test non sono soddisfacenti, il file non è performante, almeno nelle misure minime richieste. Insomma, non vale proprio la pena, no? Perché poi mettere un file in giro e poi dopo sentirmi, insomma, chi si può 30%, può 40%, i strike, questi, che l'altro, non è mai successo, però non vorrei che, insomma, per cui non me li chiedete, non me li chiedete, non me li chiedete. Aspettate che li pubblico, che li rendo disponibili, che faccio il tutorial e dopodiché i file sono a vostra disposizione. Quindi, Speedbet e Maiso Menos, per me, si sono comportati bene. C'è stato un lieve miglioramento di Fox Odds, interessante. Vuol dire che le cose si stanno mettendo bene con i parametri. Che cosa c'è più? Ribaltone, che ve l'ho riproposto, ha vinto. Vabbè, primino, 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 non mi convince ancora, in verità. E cominciamo proprio da primino. Ne ho fatti alcuni, qualcuno mi pare che l'abbia, ricordo che l'ho fatto con voi qui in video, altri li ho fatti io per test, senza pubblicarli. E il risultato finale al momento è questo qua. Cioè, come è stato di. Però, va anche detta una cosa: è vero che sta a meno 617 giocando sempre 100 euro, 100 euro, 100 euro. È vero che sta a meno 617, intanto ne ha fatti, ho fatto 27 partite, 27 touching, 14 vinte e 13 perse, però, come vedete, sono io la simulazione l'ho fatta tutta sul touching 1, in verità ho sbagliato perché avrei dovuto fare i due touching contemporanei e vedere quali dei due era
meglio performante. Invece, per questioni di comodità, di velocità e quant'altro, mi sono limitato a considerare solo il Dacia in Q1, ma in molti di questi qua persi ha vinto ovviamente il Dacia in Q2. E quindi insomma la cosa si sarebbe potuta eventualmente livellare in un modo diverso. Intanto vedete che l'ho un po' insomma, avanzato nei lavori, ci ho fatto le statistiche, ho cambiato un po' qui l'impostazione, qui in basso, ho cambiato i colori, vabbè, cose poco importanti, però l'importante è questo qua. Però sto notando che per Serra DC doppia chance al primo tempo sta viaggiando al circa all'80% e 60% la doppia chance X2, i segni al primo tempo 1X al 40-45%, insomma, considerate che sono quote anche un po' caltine, superate il 2 insomma normalmente, quindi insomma, si potrebbe anche valutare che tutto sommato insomma non... Però insomma, credo che forse la cosa migliore per il touching è quello di per ogni partita, al di là di quello che propone come segno fisso e doppia chance, io opterei per il touching tra i due che dà la resa più alta, che in alcuni casi questa qua dava, in basso dava addirittura l'80%, 74%, insomma, mentre questa dava il 40, 42, 36. Io francamente opterei sempre per il touching più alto, con la resa più alta. Eventualmente farò così nei prossimi test e poi si vedrà. Però il file comunque promette al momento, promette. Poi vedete che ci ho aggiunto qui la macro archivia pronostici, cioè praticamente a questo punto qua, dopo aver sviluppato, insomma, scelto la partita, sviluppato i touching e quant'altro, si clicca su archivio pronostici e quindi non dobbiamo più scrivere a mano la partita, il touching e quant'altro. Però ovviamente lui riporta in automatico il touching 1, che però eventualmente nelle statistiche va modificato, si può modificare, si mette 2, si mette 99 e poi si mette quello che si è vinto, si è perso dal touching 2. Lui per default carica il touching 1, vabbè, ma questo poi lo vedremo eventualmente nel caso dovessimo fare il tutorial e rendere disponibile Primino, che vi ripeto, Primino è nato dalla richiesta di un boavidiano, Stefano, il quale mi ha commissionato, tra virgolette, senza nessun obbligo, mi ha commissionato proprio un oracolo sul primo tempo, però, cioè quindi per i risultati esatti del primo tempo, ed ecco perché Primino ha il touching dei risultati esatti. Dice, ma perché non ne aggiungi uno un quarto? Perché aggiungerne un quarto abbasserebbe di molto la resa, la porterebbe quasi a quella della doppia chance, e quindi a quel punto lì, insomma, non andava la pena di giocare a doppia chance direttamente, insomma, potrei fare tutto sto casino con il Daci. Ok, quindi Primino è andato così. Cruciverba, ve l'ho detto, giusto per, insomma, ne ha presi tre, gli altri pareggi o segni opposti, insomma, però 3,38, 2,60, 3,26 li ha portati a casa, però questi tre qua non sono bastati a maturare una vincita, almeno di recupero. Che con 3, insomma, su 9 è come una lotteria, si può vincere con solo 3 nel Cruciverba, però devono essere 3 che fanno parte della stessa schedina. In questo caso non si sono allineati. Avevo messo il Groningen proprio al centro, vi ricordate quando vi parlavo del Cruciverba 3x3, vi dissi che questa cella qua è verde perché, cioè questa casella qua è verde perché qua ci va messa la partita che si ritiene più probabile, e infatti ci ho messo il Groningen, e il Groningen Sparta Rotterdam è uscito 2 e quindi è preso in pieno a 3,38. Però insomma, il Cruciverba stavolta non è andato, vabbè, chiudiamo, sarà per la prossima volta, salva, chiudiamo pure Primino, ne abbiamo già parlato, salva,
vediamo che cosa ci dà Excel, niente. Allora, andiamo subito. Buongiorno Gardegna. Un attimo solo. Eccomi qua. Quindi abbiamo aperto Speedbet, che oltre a quelli là che vi ho fatto vedere nel video, insomma, li abbiamo fatti insieme. Ne ho fatti altri sempre miei come test, che adesso vedremo. Rispetto alla versione apparsa nel video, c'è un piccolo cambiamento qui per quanto riguarda grafica e impostazioni, cioè ho definito qui la griglia dei pronostici. Forse ci farà ancora qualche altra cosina, poi vedremo, insomma, però per il momento è così. Speedybet è stato quello più richiesto in questo weekend, cioè Speedybet è pronto, Speedybet si può avere, Speedybet, aspettate ancora un poco, ok? Vabbè, quindi andiamo a vedere l'archivio, che cosa ha fatto e cosa sta facendo. Insomma, per me 72%, vi ricordo che Speedybet è basato su questi tre pronostici qua, quindi fisso, doppia chance, combo e dici combo, sono collaterali da voler considerare o non considerare a vostra scelta. Però Speedybet nasce per essere pronosticatori di questi tre segni qua, over-under 2,5, over-under 3,5 e goal non goal, va buono? E quindi con questi tre qua abbiamo il 72% di over-under 2,5, 2,5, non è né over 1,5, non è né multi-goal, è over 2,5, 72%, ok? Al momento. 87% l'under 3,5, che diciamo è uno strike che rientra tra quelli 100%, il goal non goal. 100% goal non goal. Però è pure vero che mi ha dati solo 3, 4, 7, 8, ma sì 8 li ha beccati tutti quanti. Ora non so le quote quali sono state, però insomma, 100% di goal non goal. E 72% di under, ok? Quindi Speedybet per me sta andando alla grande, sta funzionando bene e sta rispondendo alle previsioni. Va buono? Ok, chiudiamo pure Speedybet, salva salva. E poi andiamo a vedere cosa possiamo vedere più. Foxhole, che vi dicevo, questo è quello là che vi ho proposto, sta migliorando leggermente. Andiamo a vedere l'archivio. Sta viaggiando al 53-54 su multiple 1-2, su 64 a multiple 1-3, 78-1-1-4, 38% l'under 1,5. 72% l'under 2,5, anche qua 62% under 3,5 che è bassino, e 68-69% over 1,5 che è bassino. Vorrei che questo qua superasse l'80%, questo qua superasse l'80%, questo andrebbe bene già da oltre il 70%, questo qua già va benissimo oltre il 30%. Questo qua se supera l'80 è ancora meglio, questo se supera il 70 è ancora meglio, questo se supera il 50 va bene. Ok, però andiamo a vedere un po' proprio gli ultimi postati o mostrati, eccoli qua, erano questi qua del giorno 20. Vedete, bene o male, c'è più verde che rosso. Ok, quindi diciamo che tutto sommato sta migliorando. I cambiamenti, i parametri, le valutazioni, ma io le faccio su questi valori qua del vettore, qua del fattore, anzi. E quindi in base a questo fattore qua io più o meno sto giocando sui parametri. Va buono? Però, tutto sommato, non mi ritengo insoddisfatto per quanto riguarda quello che ha effettivamente realizzato nell'ultimo weekend. Vabbè. E questo pure, cioè, insomma, tu vedi sempre tutte cose positive. E certo, io vedo tutte cose, ma non perché
per la questione di vendita, perché quando è come dire, è evidente, insomma, è così, poi non dico che è fatto così, sto dicendo questo va migliorato, questo deve arrivare a questo, questo deve arrivare a quello, quando quei pronostici, ho fatto archivio pronostici, quando quei strike arriveranno ai valori che mi interessano e li manterranno, allora per me, insomma, il file avrà le sue, insomma, sarà un buon file, voglio dire, no? Quindi per il momento sta viaggiando così e tutto sommato, ripeto, ha buone prospettive di miglioramento. Chiudiamo, non salviamo perché abbiamo doppiato i pronostici. E allora, che cosa c'è più? Ribaltone, ve l'ho detto, ha vinto, insomma, ha vinto bene, ha dato un, mi pare, un 54-56% di resa, l'avevamo lasciato così con 4 perdite consecutive, vediamo un po' se riusciamo a recuperarlo. Va bene, ho cambiato il modo di selezione di dal palinsesto di partite da mettere in gioco, va buono, e quindi insomma ho creato questa evidenziazione per quello che mi serviva, poi eventualmente quando faremo il tutorial capirete perché, che cos'è, ma è facile già intuirlo, e vabbè, comunque in questo modo qua ha già lavorato bene, ha dato una vincita, va buono, chiudiamo pure il baltone. Che cosa c'è più in, vabbè, andiamo quindi a vedere un poco di roba qua. Questi erano i tips selezionati da Boavita, Groningen, vabbè, ma aspettate, questo Groningen che ha fatto, ha vinto o ha perso? Io non mi ricordo più, perché nel Cruciverba, nel Cruciverba abbiamo la vincita. E quindi che ha fatto su Groningen, non mi ricordo. Groningen ha vinto, quindi qua praticamente sbagliato, quindi questo non c'era, ha preso solo 2, è Vincenzo, quindi qua l'ha presa nel Deretano, vabbè, qua l'ha presa nel Deretano, quindi Groningen ha vinto, per cui qua non è fatto bene, e ora è fatto bene, e qua è fatto bene, vabbè, quindi l'abbiamo presa qua, 2,07, Wigan a 1,39, 1x qui del Bodens a 1,85, e l'Independiente x2 a 1,56, Falkenberg, Norrköping e Marsiglia hanno rispettato i loro pronostici, vabbè, però, su 2, 4, su 7, essendo dei pronostici da tenere occhio e non i pronostici, tutto sommato ci vedo un lato positivo. Vediamo che cosa c'è più, che cosa vi ho fatto, le multiple, questa qua ne abbiamo beccati 2, 4, 6, 9, 10, 13 su 20, 65%. Bordeaux Saint-Étienne non hanno fatto, io la Corona ha perso un'altra volta, Wigan ha fatto appena un gol con Nottingham Forest, Sassuolo è andato, Inter sono andati oltre il 3,5, però è interessante, sta pure da 1,30, 1,40 dell'under 3,5 di Planet, che significa improbabile over 3,5, e quindi insomma bisogna studiarci un poco su e tenerla presente. Sampdoria Roma over 1,5, che ha fatto Roma, non lo so, io non mi ricordo che ha fatto Sampdoria Roma, che hanno fatto Sampdoria Roma 0-0, mamma mia, sta Roma proprio 0-0. Parma, vabbù, Xanti non ha segnato, Xanti, Empoli, vabbù, ha fatto il golino in casa, vabbù, Internazionale si è fatto fottere dal Vasco, non ha fatto manco un gol, vabbè, ok,
però 13 su 20. Dobbiamo ancora migliorare per beccare la multipla. Poi c'era quest'altra qua, questa era di venerdì, ma sabato 2, 4, 5, 7, 9 e 3, 12 su 20 a Colcorn, Chelsea 2, 5, ma qua mancano, ma ho fatto un gol, Chelsea ha fatto un gol, e poi non lo so, e poi non li completo tutti quanti, quindi andiamo a vedere. Non mi ricordo se l'ho completato, non l'ho completato. Chelsea che ha fatto un gol, Alcocorno che ha fatto Alcocorno 2-2, è 1-3 gol, quindi hanno fatto 4 gol. Babbo, Laskelins 2-5 gol, ma non pare che non hanno fatto niente. Laskelins 7-2, mamma mia, 5-2-7, non vola così, eh. Babu, Warren Point non ha fatto per 0-5 al primo tempo, Leipzig non ha fatto 0-5 al primo tempo, Angel Brest 2-5 gol, chi si hanno fatto? Angel Brest hanno fatto un gol, Barnemalto in Norwich, dopo Lazio Atalanta 2-5 gol, invece quando hanno fatto Lazio Atalanta? Niente, hanno fatto Lazio Atalanta 3-3, hanno fatto 6. Babbo, ok, babbo, ma questa qua lo sappiamo, siamo in attesa e l'aspetteremo quando arriverà, quando sarà il momento. A questi pure erano quelli di sabato, 3 su 5, e babbo, potremmo avere quelli della settimana scorsa. Andiamo fino a sbagliare? Sì. Pescara, Pescara Spezia, Pescara Spezia, che stiamo andando a fare? Pescara Spezia, ecco qua, 1-2, Pescara Spezia, però bravo, Tottenham Watford, ha pareggiato Tottenham, impermesso, vabbè, quindi sì, questi pure erano di questo weekend, e sono 3 su 5. Poi che c'è quello l'asso nella manica qua, questi qua ne sono entrati solo due, su questi Juventus, questi qua avevamo discusso, l'avevo fatto tra Juventus e Crystal Palace, insomma, per quanto riguardava le quote un poco incoerenti di Planet Twin, vabbè, però insomma, bene o male, incoerenza per incoerenza, due a quota alta, insomma, sono una doppia chance da 1,74, bravo, 78, quant'è? Chiasso Clienzi, Clienzi 2 del Clienzi a 2,35, insomma, babbo, niente più, questo è tutto quello che c'è stato in settimana, poi abbiamo provveduto, cioè sabato, domenica, ho provveduto a cambiare l'orario, metodo di nuova notizia, insomma, multicache, passata alla versione 3 a causa di diretta.it, quindi l'ho trasportato da diretta.it a risultati.it. Ora non lavora più con diretta.it, ma lavora con risultati.it. E quindi Multicash 3, vabbè, ma già l'avete ricevuto tutti quanti, ma eventualmente ci fosse qualche ritardatario o qualche dimenticato, il video, il file è pronto. La finiamo qua e ci fermiamo qua per quanto riguarda l'analisi del weekend. Poi, in settimana, cosa ci sarà? In settimana ci sarà la presentazione di Matabooks, che già ve ne ho parlato, questo qua, Matabooks, capirete che cos'è e perché si chiama Matabooks. Farò di nuovo il video del tutorial del Money Management Archimede, perché quello che fu fatto all'epoca è attualmente disponibile su YouTube
all'audio difettoso e quindi non si sente niente, né? E mi è stato chiesto e quindi ci sarà il nuovo tutorial di Archimede. Dopodiché forse vi presenterò un altro file, ma questo qua per completare la trilogia nobile, regina, re e al di sopra l'imperatore. Ma non è perché al di sopra di The Queen, al di sopra di The King, e mo che si è inventato. No. Questo file è nato sotto richiesta di un boavidiano, fatto proprio a, come dico sempre, l'abito vestito sul giocatore. Però lui mi ha chiesto delle cose all'interno di questo money management e l'esclusione di altre cose ben precise e la gestione ben precisa di alcune cose che l'hanno reso interessante da proporre a tutti quanti. È un qualcosa di diverso da The King, da The Queen. E credo che forse sia utile ad alcuni di voi, proprio per la sua gestione, il suo modo di gestire. A me piace molto quel file, tutto sommato, realizzato, che ripeto, già ve lo dissi, insomma, dalla sua richiesta e dalle implementazioni mie e come dire, dettagli miei, insomma, il file è venuto fuori molto molto interessante. Ripeto, non è né sostitutivo di The Queen né migliore di The King, è un'altra alternativa. Poi ognuno deciderà che cosa vuole fare, però il file merita di essere mostrato. Quindi l'imperatore, ve l'ho detto, ma Mata Books, probabilmente rilascio lo Speedy Bet in settimana, lo renderò disponibile, così come renderò disponibile Ribaltone in settimana, quindi con i tutorial. Vabbè, c'è il trovatore che sto rifacendo la nuova versione. E poi c'è il bonus cash machine che mi è stato chiesto da una boavidiana. Sapete, questo qua è quel file che serve a gestire i cashback che danno i books su quello che perdete, sia perché siete affiliati, quindi aprendo conti e quando sono tutti il sistema che si fa di aprire conti, ricevere il 20, 30%, 40% su quello che si perde, e quindi con la compensazione con Betfair si ottiene eventualmente sempre il guadagno. Bene, questo file qua gestisce tutto questo. All'epoca, alcuni anni fa, questo file fu creato da uno dei miei colleghi su Piazza, il quale diceva in questo video, insomma, che era un file che avevano solo i professionisti, che nessuno, che non era in vendita, che così, ecco lì, sopra, sotto, insomma, che e che all'epoca vendeva e che mo mi pare, mi è stato riferito che non è più in vendita presso questo mio collega. Ma già all'epoca, alcuni anni fa, su una pagina, un gruppo che avevo su Facebook, siccome arrivavano sempre queste richieste con il link del video di questo mio collega, insomma, si può avere sto file, lo puoi fare sto file, io già spiegavo all'epoca e dissi: guardate ragazzi, questo è un file semplicissimo, insomma, non è nulla di chissà che, è solo un calcolo di puntate, stake, quote, insomma. Masala dice che il file dei professionisti ce l'hanno solo i professionisti, a me interessa la tecnica che viene applicata, va bene, me lo puoi fare tu, va bene, e lo facevo. E tutti quanti a chiedere, l'ho pubblicato, guarda, io il file ce l'ho, però non me lo chiedete più perché non lo vendo, perché non vorrei fare una
scortesia al mio collega, questo alcuni anni fa, una scortesia al mio collega, quindi non me lo chiedete più, non lo vendo più, non lo misi un po' in cantiere. Poi adesso una boiviana me l'ha richiesto, l'ho riaperto, ci ho rimesso le mani, gliel'ho insomma modificato un po' come lo pretendeva lei, e ci ho pensato che tutto sommato lo vorrei anche ampliare, insomma, applicando un money management sulle perdite, applicando insomma l'archivio, rendendolo un poco più corposo e più rispondente a quelle che potrebbero essere le esigenze di chi sta gestendo questo tipo di strategia, cioè quella là di prendere il che, ma anche per i bonus normali che danno insomma i book su partite specifiche, su nuovi conti aperti, insomma, vabbè, lo sapete, insomma, tutto sto marchingegno, quindi è un file che ci mettono un po' con le mani. Che altre novità? La novità più bella che vorrei, a conclusione è di questo lungo video di inizio settimana, è che vorrei fare con voi le dirette live su YouTube. Quindi verrà inviato il link nella lista broadcast di WhatsApp e lo vorrei fare ogni venerdì, perlomeno ogni venerdì sera da voi. Sto cercando di imparare come funzionano le nostre dirette, come dovrebbero lavorare, cosa dovrei metterci, quali file, cioè quali programmi, come si fa, come non si fa, insomma. Vorrei farle perché ritengo che siano interessanti, che potrebbero essere interessanti. Vorrei farle perché sarebbe un modo per incontrarci tutti quanti e tutti porre le domande che in settimana mi avete posto su WhatsApp, e quindi ne possiamo parlare con tutti quanti e interagire tutti quanti. Mi piacerebbe, perché potremmo fare delle analisi su quello che è il palinsesto della settimana, cioè del weekend subito dopo la diretta. Insomma, sarebbe bello fare queste dirette, mi piacerebbe, proprio per una volta a settimana cercare di riassumere tutti gli argomenti che sono stati trattati in WhatsApp nella settimana, nella lista WhatsApp, cioè nel senso di tutte le richieste che mi avete fatto, o domande sul file, o necessità proprie, o strategie, o quello che sia, che mi proponete sempre. Ogni settimana fare un resoconto, il lunedì nella diretta parlando tutti quanti, vi darò le risposte che volete, potete farmi le domande che vorrete e ne discuteremo. Le prime forse saranno, forse più problematiche, perché dovrò farci mano, però ci proveremo, eventualmente già venerdì prossimo. Se ne siete d'accordo, se la cosa vi piace. Non vorrei fare la solita diretta che fanno tutti quanti, vorrei fare sempre una diretta costruttiva, ok? Quindi chi parteciperà sarà sempre, come dire, ben gradito, insomma, va buono. E questa quindi è la novità più importante che vorrei attuare. Che cosa c'è più? Al momento, mi fermo qui, penso che di avervi detto già tanto e che il video sia durato già troppo. Quindi per il momento un abbraccio, un bacione, ci vedremo nei prossimi video della settimana. Un forte abbraccio, una forte dal cuore, ma veramente dal cuore, per il boavidiano Michele, che è stato, cioè è ricoverato in ospedale, dovrà affrontare qualcosa di, mi ha detto, di un po' pesante. Noi tutti gli auguriamo una veloce guarigione o miglioria di quello che va a sopportare, insomma, a superare.
forza e coraggio, Michele. Non ti preoccupare, noi siamo qui tutti quanti a darti forza. Ok? Io farò tutti i video che posso fare per farti compagnia, ma l'hai chiesto e cercherò di fare quanti più video possibile questa settimana. Tempi permettendo. Un abbraccio, Michele. Buona giornata a tutti, buona serata a tutti e ci vediamo domani con un altro video.